Una sfida che pesa tantissimo nell'economia di un campionato, nonostante manchino più di 10 giornate al termine della regular season. Incontro da matita rossa oggi al Pala dell'Edda, quello tra Guerriere Malo e Mezzo Corona, ultima contro penultima in classifica, consapevoli che chi vince oggi dà una netta sterzata al proprio campionato. Amici di Eleven Sports, immagini dal Pala dell'Edda di Malo, Alberto Braioni al microfono, Antonio Zaccaria alla telecamera per la sfida di cartello della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta femminile. Diamo lettura veloce delle formazioni. Mezzocorona in campo con il numero 4 Gislimberti, numero 6 Lona, numero 9 Betta, numero 11 Agostini, numero 13 Saranovic, numero 16 Razzica, numero 18 Ceso, numero 19 Vegni, numero 21 Battisti, numero 22 Dalla Valle, numero 25 Giovannini, numero 27 Veronese, numero 33 Italiano Capitano, numero 44 Girlanda, numero 49 Pavlovic, con il numero 82 Campestrini. Tecnico di Mezzocorona Sonia Giovannini. Guerriere Malo invece in campo con la numero 2 Stefania Alfonso, numero 3 Gaia Lapo, numero 9 Arianna Peruzzo, numero 15 Ilaria Lain, numero 16 Von Diulgerova, numero 17 Anna Pozzer, numero 18 Giovanna Bijevac, numero 20 Sara Maestrello, numero 22 Capitano Marta Pozzer, numero 23 Matilde Girotto, numero 27 Chiara Bernardelle, numero 31 Sofia Rodriguez, numero 37 Arianna Moretto, numero 77 Micaela Barresi, con il numero 90 Giulia Zambon, tecnico Rodrigo Sabino. Arbitri dell'incontro, i signori Cardacci e Tilaro, che danno in questo preciso istante il via a questo match, un autentico scontro diretto in ottica salvezza, quello tra Guerriere Malo, attualmente ultima a quota 2 punti, contro il Mezzo Corona che invece è penultimo a quota 4 punti. E dunque capite bene quanto sia pesante la posta in palio oggi con le Guerriere Malo, che vogliono cogliere la propria prima vittoria sul campo. Ricordiamo che le Guerriere Malo hanno 2 punti frutto di una vittoria a tavolino, Mezzo Corona che invece vuole centrare la terza vittoria, una delle quali è stata conquistata nel girone d'andata proprio contro Malo nello scontro in Trentino 28-25. Dunque importante oggi stare attenti anche alla differenza reti con le Guerriere Malo, che dovranno necessariamente vincere, e vincere magari anche con qualche gol di scarto, con magari 4 gol di scarto, per avere lo scontro diretto a favore. Mentre intanto segna Anna Saranovic il primo gol del match per Mezzo Corona, quando scocca ora il primo minuto di gioco. In campo per le Guerriere Malo il neo acquisto Sofia Rodriguez nel ruolo di terzino sinistro. D'altro canto però non c'è oggi Dalle Fusine, alle prese con un infortunio, così come Buna, che oggi sconta la seconda e ultima giornata di squalifica. Mentre intanto para Razzica sul tiro di Bernardelle, anche lei non al top, nella scorsa partita Erice è praticamente indisponibile, oggi in campo dal primo minuto fa di necessità virtù Rodrigo Sabino. Qua Mezzo Corona che intanto conquista un tiro dai 7 metri, se ne incaricherà ancora una volta Anna Saranovic. Andiamo velocemente a vedere le Guerriere Malo in campo con Diulgerova, Anna Pozzer, Lain, Bijevac, Barresi, Rodriguez e Bernardelle. Saranovic intanto dalla riga, rete di Anna Saranovic. Seconda rete del match per Mezzo Corona. E ora manovrano le Guerriere. Anna Pozzer da centrale con Lain sul ruolo di terzino destro. Sofia Rodriguez sul ruolo di terzino sinistro. Barresi. Lain si alza. Lain buca in mezzo alle gambe di Razzica. E trova la prima rete per le Guerriere Malo. Subito però velocemente Mezzo Corona a trovare la rete con Dalla Valle, dalla sinistra trentina. Mezzo Corona che ricordiamo essere al primo campionato di massima serie della propria storia, per certi versi ha optato per delle scelte molto simili a quelle delle Guerriere Malo dello scorso anno, ingaggiando un portiere straniero e un terzino straniero. Saranovic che però è arrivata a campionato in corso non dal principio di questo campionato, infatti nella gara d'andata non era ancora presente Anna Saranovic nelle file di Mezzo Corona, mentre invece c'era Razzica che ha cominciato
fin dal primo giorno il campionato in massima serie con mezzo corona. Qua intanto ancora una parata di Razzica. E ora Anna Pozzer che va a impostare insieme a Rodriguez e Lain. Lain si decentra, si posiziona in doppio pivot, Bijevac, Rodriguez in doppio appoggio, il muro di mezzo corona e in qualche modo la difesa in maglia gialla riesce a recuperare il pallone e va ad andare in transizione soprattutto con Girlanda. Fallo in due giocatrici delle Guerriere Malo a cercare di arginare Emma Girlanda, una delle tante giovani frutto del vivaio di mezzo corona. Girlanda scambia con Campestrini, ancora Girlanda insieme a Saranovic sul terzino sinistro, esce su di lei la in per un attimo, Girlanda commette un'infrazione in attacco e dunque palla di nuovo riconsegnata a Malo. Anna Pozzer, la in, scarico per Rodriguez in angolo da Bernardelle che deposita dolcemente sopra la testa di Razzica, seconda rete per le Guerriere sul meno uno quando sta per scoccare il quinto minuto fra qualche secondo. Avvio di gara equilibrato, forse qualche punto in più per mezzo corona in questo avvio, ma Guerriere Malo chiamate oggi ad un risultato obbligatorio perché mezzo corona in caso di vittoria scapperebbe a quota 6 e Malo sarebbe a 3 punti dal primo posto utile per i playout, altrimenti ricordiamo che l'ultimo posto condanna alla retrocessione diretta. Campestrini, c'è un fallo della difesa di Malo. Girlanda, Saranovic, ancora per Girlanda, si va ancora Campestrini, scalata in angolo e rete, segna ancora mezzo corona la propria quarta rete con Eleonora Italiano, capitano del mezzo corona. Lain, c'è Bijevac che era tutta sola sulla destra, preferisce andare a sinistra ed ecco il primo gol in maglia maladense di Sofia Rodriguez che riporta Malo sul meno uno. Si è infilata bene in penetrazione Sofia Rodriguez, qua non c'è nessun fallo e dunque Dulgarov può lanciare lungo per Lain che però non riesce ad agganciare, era un pelo troppo lungo il lancio di Von Dulgarov e Lain che è riuscita solamente a toccare il pallone senza però entrarne in possesso definitivamente. Saranovic, ottima finta di Dalla Valle che questa volta però sceglie il secondo palo e trova invece Dulgarov ad opporsi, l'aveva infilata sopra la testa in precedenza mentre ora ha provato il tiro sul secondo palo. Barresi velocemente per Rodriguez, 7 metri conquistato da Sofia Rodriguez sull'ottimo scambio con Barresi. Si conoscono da una vita queste due giocatrici, entrambe provenienti dal Lanús. Rodriguez l'ultima arrivata proprio ormai da qualche settimana, gran parata intanto di Razzica e secondo intervento di Razzica dopo il tentativo di pallonetto di Micaela Barresi. Grande doppio intervento di Razzica che nonostante la sfortuna di vedere ribattuto proprio addosso a Barresi la propria parata riesce subito a metterci un'altra pezza, così come ce la mette anche Dulgarov. Si tira tantissimo, si corre tantissimo, c'è già frenesia in campo. Qua la in rischia di uscire dal campo, pallone ancora buono per le Guerriere, ottimo servizio di Anna Pozzer per Barresi che però non riesce a trovare l'aggancio con il pallone. Siamo già dall'altra parte, non c'è momento per prendere fiato. Saranovic, mezzo corona sul più due, quinta rete di mezzo corona, segna ancora Anna Saranovic. E ora possiamo prendere un po' di fiato perché si è corso tantissimo alla ricerca di questo ottavo gol del match, lo ha messo a segno mezzo corona che ora torna sul più due quando stiamo per arrivare all'ottavo minuto del primo tempo. Lain, Anna Pozzer, Rodriguez converge verso il centro, prova ad andare da Barresi, qualcuno l'ha toccata con un piede, forse era Barresi, pallone che però rimane comunque nelle mani delle Guerriere Malo. Poi si continua a giocare
anche se il pallone era uscito dal campo, qua esce definitivamente il pallone, torna nelle mani mezzo corona e va in contropiede con Vegni, pallone per Campestrini, Rodriguez difende ma senza alcun fallo secondo gli arbitri, dunque può ripartire mezzo corona con Campestrini mal posizionata ancora in rientro dalla scorsa sortita offensiva e segna dunque Barresi che approfitta della difesa di mezzo corona mal posizionata, esce Campestrini, entra Gislimberti, un altro dei prodotti del vivaio di mezzo corona. Dalla Valle, Girlanda ad impostare con Gislimberti, la mancina di mezzo corona sulla destra, ancora Girlanda, Vegni, Gislimberti, pallone per Saranovic che arma il braccio e lo fa andare con un missile che riporta mezzo corona sul più 2. Cala il silenzio per un attimo al Pala dell'Edda, ma siamo certi che tornerà ad esserci un gran frastuono, farà qualche istante. Barresi, Rodriguez, doppio intervento, facciamo due minuti per Italiano, due giocatrici di mezzo corona a tentare di bloccare Rodriguez, paga per tutti Italiano che tra le due giocatrici a contrasto con Sofia Rodriguez era quella che è andata a colpirla alle spalle, dunque esclusione per mezzo corona, la prima del match, Rodriguez subito in angolo da Bernardelle, ma ancora una gran parata di Nicky Razzica, pallone che però esce dalla linea lunga del campo e dunque ancora palla buona per Malo. Rodriguez, Anna Pozzer, Lain, ancora in superiorità numerica Malo, ma qua non viene fischiato il fallo, c'era una spinta abbastanza evidente su Bijevac, viene fischiata invece la palla fuori dal campo e dunque pallone di nuovo per mezzo corona. Sembrava abbastanza netta la spinta fallosa, però non è dello stesso avviso la coppia arbitrale. Saranovic, da Argine alla In, però riesce ad andare dalla Valle, ancora una volta di Ulgherova con un'ottima parata, invasione di mezzo corona e dunque ancora palla buona per le guerriere. Barresi corre, fa tutto lei da sola, ma ancora una volta una gran parata di Nicky Razzica che si può dire ha cominciato il match in maniera praticamente impeccabile dopo forse quella piccola incertezza sul primo gol con il pallone che non è stato controllato con i piedi, ma ora grandi parate di Nicky Razzica che tiene in vantaggio mezzo corona per ora sul più 2. Ora Bijevac uomo su Saranovic, intanto palla in angolo per Gislimberti che però invade l'area, l'aveva ben servita Emma Girlanda, ma invasione di Gislimberti, si corre ancora, Rodriguez con pochissimo angolo e ancora una volta Razzica la vera protagonista di questo avvio di match, Nicky Razzica che riceve ora gli applausi della propria panchina mentre sta rientrando Italiano dopo l'esclusione da due minuti. E ora la In torna a marcare a uomo Saranovic, ma Sabino la rimanda sui 6 metri, Girlanda rischia lo sfondamento, anzi lo commette, dunque pallone riconquistato da Malo, Bernardelle da sola ancora contro Razzica, questa volta sopra la testa chiara Bernardelle, trova ancora una volta la rete, l'aveva fatto simile in precedenza la numero 27 di casa andando a perforare Razzica proprio sopra il capo, lo rifà anche in questa circostanza con Razzica che vede cadere il proprio muro ben costruito però in precedenza. Saranovic, bellissima la finta di andare da una compagna per poi andare al pivot, Anna Saranovic, gran gol di Vegni con mezzo corona che torna sul più 2 consolidando un distacco che ormai è una costante di questi primi 12 minuti, mezzo corona che si è portato velocemente sul più 2 e lo sta mantenendo fino ad ora quando siamo quasi al 13° minuto. Rodriguez, Anna Pozzer, Barresi,
mette in movimento Rodriguez che infila centralmente e anche soprattutto la porta di Nicky Razzica. Sofia Rodriguez si carica sulle spalle la squadra dal punto di vista offensivo in questa fase del match. La neo arrivata direttamente dal Lanús, dall'Argentina. Qua Saranovic elude la marcatura di Lain, rischia l'infrazione offensiva. Rodriguez recupera il pallone, ma c'è un fallo e un cartellino giallo proprio per Rodriguez, che annuisce con il capo. Dunque sembra avvalorare la tesi degli arbitri, che vogliono il fallo delle guerriere mano. La palla ancora in mano a Mezzocorona, che vuole tornare sul più due. Girlanda si fa scavalcare Bernardelle, dunque a spazio italiano con Mezzocorona che torna sul più due, ristabilisce ancora le distanze la formazione di Sonia Giovannini. Bernardelle richiamata in panchina, rientra Maestrello dopo un lunghissimo stop, praticamente mai impiegata per l'inizio della stagione. Una tegola che ha caratterizzato il campionato delle guerriere Malo fin dal principio. Dunque oggi torna in campo una delle giocatrici chiave della scorsa stagione delle guerriere Malo, sotto la guida di Diego Menin. Sara Maestrello aveva fatto molto bene, vedremo come rientrerà in campo oggi e che apporto saprà dare nel girone del ritorno delle guerriere Malo. Qua intanto Barresi calpesta l'area, non è d'accordo la giocatrice numero 77, Mezzocorona già dall'altra parte, c'è il rischio di 7 metri, non viene fischiato perché la palla torna nelle mani di Vegni, che ora porta Mezzocorona sul più 3, nona rete delle trentine. Lain in velocità con la deviazione del muro che aiuta sicuramente Lain a trovare la settima rete per le guerriere. Rispondono subito le ragazze di Sabino. Saranovic va da Vegni, ancora una volta ben servita Violetta Vegni, fa quello che vuole da pivot in questa fase del match. Violetta Vegni, l'ex giocatrice di Brixen, costringe al primo timeout del match chiamato da Rodrigo Sabino, che chiama timeout dopo 15 minuti e 15 secondi. Un minuto di pausa per riflettere con le proprie ragazze, che dal punto di vista difensivo sicuramente non hanno cominciato il match nel migliore dei modi. 10 gol subiti in 15 minuti è una media tutt'altro che positiva, e dunque c'è da parlarci su, secondo Sabino. Con tanti gol concessi dai 6 metri, c'è da dire, poche le frustate da lontano di Saranovic, a memoria ne ricordo solamente una. Tutti gli altri, tutti i gol subiti dai 6 metri per mal posizionamenti difensivi. Squadra di nuovo in campo con Guerriere Malo che non cambiano nulla dal punto di vista delle giocatrici, così come anche il Mezzocorona. Anna Pozzer, Lain, ancora da Pozzer. Chiama lo schema il centrale con il numero 17, mette in movimento Rodriguez, fa una finta per Barresi, lo scarico per Lain è impreciso, Saranovic si avventa sul pallone, ma lo fa anche Sofia Rodriguez, ottimo il volo sul parquet per recuperare questo pallone, che ora viene servito a Barresi, palo e gol. Il recupero di Rodriguez viene premiato dal gol di Barresi, ben servita dalla compagna con l'aiuto del palo. La fortuna premia gli audaci e si può dire che questa è stata una grande occasione per confermare questo detto, con il recupero di Rodriguez che ha sbagliato l'appoggio per la compagna, è andata lei stessa a recuperare il pallone nonostante sembrava quasi perso, mentre tanto gran parata di Julgarova sul tiro di Saranovic. E ora le guerriere Malo con una palla importante, quella del meno uno. Anna Pozzer, Bijevac rischia di cadere a terra e va a servire Anna Pozzer. E dunque si riparte da lontano con Bernardelle che torna nel ruolo di ala sinistra dopo una piccola pausa con
entrata sporadica da parte di Maestrello, là in Rodriguez, dai 10 metri Sofia Rodriguez, questa volta non c'entra i pali difesi da Razzica, e dunque ancora palla per mezza corona per il più 3, rischia il pasticcio di Slimberti, riesce però a pulire il pallone Saranovic, Girlanda, Gislimberti, rischio lo sfondo, c'è il fallo commesso da Rodriguez, si ripartirà dai 9 metri. Girlanda ora a impostare insieme a Saranovic e Gislimberti. Saranovic in doppio appoggio, mira proprio l'angolo alto, mira il 7 Saranovic ma non lo trova per pochi centimetri, e dunque pallone ancora buono per le guerriere ora. Maestrello rientrata in campo, Rodriguez però va a trovare la rete, la nona rete delle guerriere Malo, Sofia Rodriguez, un valore aggiunto in attacco. Gislimberti prova a fare tutto da sola, 9 metri, provato la ripartenza veloce Aurora Gislimberti per poi sbattere contro la difesa di Malo e dunque costretta a ripartire dai 9. Saranovic per Girlanda e poi Gislimberti. Girlanda, Saranovic prende velocità, affronta la in Girlanda, Gislimberti chiude all'ultimo Barresi, 7 metri, difesa in area di Micaela Barresi, ci sta tutta questa decisione, è arrivata con un pizzico di ritardo a chiudere sulla tiratrice Aurora Gislimberti, e dunque viaggio dalla riga per Saranovic contro Ivone Diulgherova. Parata di Diulgherova, palla che però non viene salvata dalla in, dunque palla ancora nelle mani di mezzo corona. Esulta Diulgherova, poi scuote la testa come per dire qua l'ho parata ma se non la prendete serve a poco. Girlanda, Gislimberti, ancora Girlanda, Saranovic, si mette in movimento la 13, va da Girlanda in doppio appoggio, parata di Diulgherova, non c'è nessuno che vuole ricevere il pallone e dunque ora si torna a giocare con calma le guerriere con la palla del decimo gol che sarebbe il gol del pareggio. Ora da centrale Rodriguez con Marta Pozzer nel ruolo di pivot, Barresi che abbandona la linea dei 6 metri per andare nella linea di terzini. La in, bello lo scavalcamento su Saranovic e via la scalata verso Bicevac, ma ancora una gran parata di Niki Razzica che torna a fare la protagonista. Niki Razzica, Girlanda subito dall'altra parte, italiano, non può far nulla da lì e dunque torna ancora da Girlanda, Saranovic, c'è spazio per Vegni ma grande intervento di Barresi e dunque ancora una volta Malo che va dall'altra parte con la in, dall'ala destra, la in sotto le gambe di Niki Razzica, eccolo il gol del pareggio per la gioia dei tifosi di Malo, decimo gol delle guerriere Malo, time out chiamato da Sonia Giovannini. Sliding door positiva questa per le guerriere Malo che dopo essere state sotto anche di 3 reti ora ritrovano confidenza con il gol, e non è un dettaglio questo perché le guerriere Malo sono una delle squadre che segnano di meno in questo campionato, e ora decimo gol che rimette in piedi la partita e soprattutto rimette fiducia nel gioco e nel morale delle guerriere Malo. Time out chiamato da Sonia Giovannini che ora vuole parlare con le proprie ragazze. Squadra di nuovo in campo, ricordiamo che mezzo corona oggi è al primo impegno dopo il rientro dalla sosta natalizia, doveva giocare la settimana scorsa con gli uomini Salerno, Salerno che però è alle prese con le positività al Covid, dunque rinviato il match contro mezzo corona, e dunque mezzo corona che torna effettivamente in campo proprio oggi dopo più di un mese dall'ultima gara, mentre Malo ha già rotto il ghiaccio la scorsa settimana a Erice rimontando 7 reti al termine del primo tempo, perdendo però una partita che comunque ha lasciato buone sensazioni alle ragazze di Rodrigo Sabino. Ora
Campestrini sul terzino sinistro, Saranovic che si è spostato a destra, Girlanda da centrale, dalla valle Campestrini. Non c'è fallo di Bijevac secondo gli arbitri, forse ci poteva stare. Va dall'altra parte Barresi, va da Rodriguez, non può sbagliare da lì Sofia Rodriguez, undicesima rete per le guerriere Malo, l'urlo di liberazione di Rodriguez, guerriere avanti per la prima volta nel match quando siamo arrivati al 21esimo minuto, non è contenta la difesa, la panchina di mezzo corona che voleva un fallo che poteva anche starci. Fatto sta che ora mezzo corona deve rialzare la testa. Girlanda, Saranovic a spazio italiano, Bernardella è in ritardo e dunque punisce, anzi scusate, si trattava di Gislimberti. Aurora Gislimberti trova il nuovo pareggio per mezzo corona. Barresi, Rodriguez continua il proprio momento del match nel ruolo di centrale, giocatrice interscambiabile su tutta la linea di terzini. Rodriguez mette in movimento Barresi che va al tiro, anzi no, va da Rodriguez, bello lo scavalcamento ancora dalla 77 che però non ha una via d'uscita nella propria avanzata e dunque non può far altro che prendersi un fallo. Rodriguez uno contro uno con Vegni, intercetta Girlanda, pallone ancora nelle mani di Barresi che va ancora da Rodriguez, c'è un piede della difesa di mezzo corona, anzi gli arbitri fischiano una spinta, fatto sta che comunque la palla rimane nelle mani blu ma ora ci sarà il passivo, eccolo infatti il braccio del passivo alzato. Rodriguez, vediamo se inventa lei, va da Marta Pozzer, ancora Rodriguez, la carambola premia Malo, va da Bijevac che però non inquadra la porta con il tiro sul secondo palo, copre bene Razzica quanto basta per mantenere inviolata la propria porta. Campestrini, Saranovic, scalata per Gislimberti, rete di mezzo corona in un amen, mezzo corona dopo essere andato sotto di uno torna sul più uno, due reti consecutive che rimettono mezzo corona al comando di questo match. E ora tocca a Malo reagire dopo gli ultimi due errori. Lain, Rodriguez, esce Marta Pozzer, non viene però servita, si posiziona doppio pivot Malo, andrà Barresi, anzi no, va da Rodriguez, rete, segna sempre lei, segna sempre Sofia Rodriguez, di nuovo sul pareggio le guerriere Malo. Che impatto della giocatrice con il numero 31 nelle file maladense, mentre tanto trova la rete Emma Girlanda con un gran gol di Ulgaro, forse poteva fare qualcosa di più, fatto sta che mezzo corona è di nuovo avanti. Cara il silenzio, si percepisce la tensione di una gara a dir poco cruciale per la stagione di entrambe le squadre. Guerriere Malo che non hanno quasi nulla da perdere in una situazione di classifica al limite del disperato in questa circostanza, con mezzo corona che però recupera il pallone. Vegni dalla valle sul primo palo, torna a far male dove aveva già fatto centro in avvio di match con il tiro alto sul primo palo. Luisa dalla valle trova la rete numero 14 per mezzo corona, di nuovo sul più 2 la formazione trentina quando mancano meno di 6 minuti al termine del primo tempo. Rodriguez, Anna Pozzer, Lain, ancora Anna Pozzer per Rodriguez, scambiano i tre terzini di Malo, ora si va da Bijevac anche che si posiziona in doppio pivot. Rodriguez, il tiro di Rodriguez non c'entra i pali e dunque pallone che può tornare nelle mani sicure di Razzica e mezzo corona ora con la palla del più 3. Saranovic, Girlanda, sempre lei da impostare, si scambia ora di posto con Saranovic. Campestrini mette in movimento la straniera con il 13, recupera palla Malo, però c'è un fallo della difesa di casa e dunque ancora palla per mezzo corona. Campestrini voleva andare da Saranovic, si conquista un 9 metri. Anna Chiara Campestrini,
ancora l'82, Campestrini, una finta, palla per Girlanda, ancora 9 metri e ora sarà sicuramente passivo per mezzo corona. Saranovic sotto passivo, Girlanda tra primo e secondo, 7 metri conquistato da Emma Girlanda. Palla importante questa, quella del più 3 per mezzo corona, la prende in mano Gislimberti. Conto di Ulgherova, rete di Aurora Gislimberti, mezzo corona fa 15 e fa più 3 quando mancano meno di 4 minuti. Rodriguez, line ancora Rodriguez, Barresi in angolo da Maestrello, pallone troppo morbido però. Barresi, Rodriguez, line, ottima scalata verso destra, Bijevac, non è fortunata Jovana Bijevac che colpisce la traversa e dunque pallone nuovo nelle mani di mezzo corona. Anche un po' la sfortuna per Malo. E ora mezzo corona con la palla del più 4. Saranovic perde il pallone, riconquistato da Barresi. Corre la formazione di casa, la in, palla per Bernardelle al limite dell'infrazione di area e questo anche influisce sul tiro veloce di Chiara Bernardelle che non poteva far altro che scagliare il pallone in porta ancora quasi senza gli appoggi a terra con i piedi. Pallone che non inquadra i tre pali difesi da Nicky Razzica. Dunque mezzo corona che rimane sul più 3 e altra palla del più 4 ora. Girlanda fa tutto lei, Emma Girlanda, non c'è 7 metri che sembrava poterci essere in questa fase d'attacco del mezzo corona. Rodriguez, Anna Marta Pozzer, palla ancora alla numero 31 Rodriguez. Fa ripartire il gioco centralmente. Line, ultimi due giri di lancette di questo primo tempo. Line, Rodriguez ancora da Barresi. Maestrello non può essere servita perché c'è Gislimberti pronta a sorvegliarla. Qua alla fine arriva il pallone da Maestrello, ma c'è ancora una gran parata di Razzica. Gislimberti fa la centrometrista, va da Saranovic, butta giù tutto Anna Saranovic, trova però la rete la numero 13 di mezzo corona, più 4 per la formazione trentina. Ancora Rodriguez, Anna Pozzer, Rodriguez scarica ancora per Anna Pozzer, la in, Bijevac, Anna Pozzer va lei centralmente, 7 metri conquistato dalla numero 17 di casa, Anna Pozzer che manderà la in dalla riga. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo, la in deve segnare un gol importante, il gol del meno 3 prima della pausa, anche se ci sarà sicuramente la palla ancora per almeno un altro possesso. La in, supera Razzica, 13esima rete per le guerriere Malo che hanno sicuramente registrato qualcosa in fase difensiva dopo un avvio abbastanza negativo con 10 reti subite in 15 minuti, però è mancato l'apporto al gol nell'ultimo quarto d'ora dopo il time out chiamato da Rodrigo Samino. Ora mezzo corona con 20 secondi sul cronometro per trovare la rete numero 17, tra primo e secondo si infila Campestrini, parata di Dugherva, palla ancora buona per mezzo corona, Girlanda non trova i palli, c'è un'altra palla buona per Malo, la in servita da Dugherva con malizia, dalla valle appoggia le braccia sulla schiena di la in per non farla entrare in possesso del pallone, probabilmente non ci sarebbe comunque arrivata e dunque suona la sirena con mezzo corona che dopo 30 minuti guida il punteggio 16-13, più 3 per mezzo corona fra 10 minuti secondi, 30 minuti di questo match, autentico scontro salvezza in Serie A Beretta. A dopo.
Ben ritrovati dal Paladeledda di Malo per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta Femminile. Riflettori puntati oggi sulla lotta a salvezza, quella che coinvolge Mezzo Corona e Guerriere Malo, ultima contro penultima. Le Guerriere Malo ultime a quota 2 punti, Mezzo Corona invece penultimo a quota 4 punti. Mezzo Corona che dopo i primi 30 minuti è avanti di 3 reti sul 16-13. La squadra di Sonia Giovannini ha chiuso al comando il primo tempo dopo che per lunghi tratti comunque si è vista una partita equilibrata, con Mezzo Corona però sempre pronto ad andare ad allungare nel punteggio. Mentre ripartita la gara, il fischio del secondo tempo dei signori Cardacci e Tidaro, con le Guerriere Malo che ora attaccano da destra verso sinistra in maglia blu. Partita che mette in palio punti pesanti per evitare l'ultimo posto in classifica, che significherebbe retrocessione diretta. Attualmente le Guerriere Malo sono a quota 2 punti, mentre Mezzo Corona è a quota 4. Mentre intanto Marta Pozzer trova la prima rete del secondo tempo. Dicevamo, Mezzo Corona a quota 4 e ultima squadra però comunque all'interno dei play-out, play-out su cui in questo momento le Guerriere Malo farebbero una firma grande come una casa, che per essere raggiunti necessitano di punti che devono essere raccolti anche e soprattutto in questi scontri, negli scontri diretti. Mezzo Corona che in caso di vittoria salirebbe a 6 punti, scavalcherebbe il Leno. Guerriere Malo che invece in caso di vittoria aggancerebbero proprio la formazione trentina. Ricordiamo che la gara d'andata si è chiusa con la vittoria di Mezzo Corona di 3 reti, e dunque sarebbe ideale anche per le Guerriere Malo non solo fare punti ma anche cercare di ribaltare la differenza reti nello scontro diretto. Priorità però comunque centrare un risultato positivo oggi. Intanto è arrivata la parata di Diulgarov, e dunque le Guerriere che ora hanno la palla del possibile meno uno. Barresi, scarico per Anna Pozzer, torna dalla neo arrivata Rodriguez oggi per la prima volta in campo, e subito ottimamente efficace al tiro, così come in questa occasione ben servita, ben messa in movimento, ma poi ci mette del suo, ci mette un ottimo cambio di direzione Sofia Rodriguez per riportare Malo sul meno uno. Gislimberti sul primo palo, rete di Aurora Gislimberti, va a bleffare un tiro sul secondo palo per poi andare a infilare Diulgarova sul palo più vicino. Mezzo Corona che torna sul più 2 ora. E Malo che manovra con Anna Pozzer nel ruolo di centrale, Micaela Barresi a destra, Sofia Rodriguez a sinistra. Praticamente identiche squadre in campo rispetto a ciò che abbiamo visto nel primo tempo. È entrata solamente Martina Betta per Mezzo Corona nel ruolo di primo a sinistra in difesa, e proprio Martina Betta viene superata da questa, il passaggio che va a servire la in che riporta Malo sul meno uno. E ora prova a forzare Campestrini con l'aiuto di Girlanda, prova a perforare il bunker difensivo di Malo, ma deve tornare da lontano la formazione in maglia gialla. Vegni, Girlanda, palla verso il centro da Campestrini. Saranovic prende la mira, Saranovic colpisce il palo, non c'è fallo, e dunque palla lunga di Lain, per Lain di Rodriguez, che però si rammarica, vorrebbe mangiarsi la maglietta Sofia Rodriguez per questo passaggio sbagliato. Era un'ottima occasione per andare a tirare in porta per il pareggio, ma Lain non ha potuto certamente agganciare un lancio troppo lungo, e dunque ancora palla di nuovo nelle mani di Mezzo Corona, che può tornare sul più 2 e ci proverà con Girlanda che va a coinvolgere Vigni, Campestrini, Saranovic punta dritto verso la porta, Campestrini scarico per Gislimberti, si muovono le mani difensive di Malo e inducono l'errore, il passaggio errato verso Girlanda che non può controllare un passaggio così maldestro, e dunque Malo che ora va per il pari. Rodriguez, Bijevac prova a sfondare da sola, Jovana Bijevac si conquista però un 9 metri.
Lain ora da ala destra, ruolo in cui è nata la giocatrice numero 15, gol di Barresi, gol del pareggio per Malo che rimette in piedi una partita che all'intervallo l'aveva vista andare sotto di 3 reti. E ora partita rimessa in equilibrio con Mezzocorona che fatica ad andare al gol, ne ha trovato solamente uno in questo avvio di ripresa, mentre le guerriere ne hanno fatti ben 4. Campestrini rischia la doppia, la commette e dunque pallone riconsegnato a Malo che ora può tornare a mettere il muso avanti. Inizio difficile di ripresa per Mezzocorona, Malo invece che sembra essere uscito meglio dagli spogliatoi. Ora ancora lunghissima, abbiamo visto anche nel primo tempo i continui ribaltamenti dal punto di vista della conduzione del risultato di questo match. Anna Pozzer, ora Rodriguez da centrale, eccola servita la 31 di Malo. Rodriguez, Anna Pozzer, una finta ancora da Rodriguez, non c'è nessun fallo, dunque Gislinberti può andare da sola verso la porta di Dulgarova. Gislinberti, Mezzocorona torna avanti, 18 per Mezzocorona, 17 per le guerriere Malo, 5 minuti e 48 secondi del secondo tempo. Mezzocorona, dopo essersi fatta acciuffare sul 17 pari, mette di nuovo un gol tra sé e le avversarie. Anna Pozzer, Barresi e Lain, uno contro uno su Betta, va verso il centro Barresi, Anna Pozzer vuole una scalata verso sinistra, l'intercetto di Gislinberti che però non riesce a raccogliere il pallone e qua ha rischiato Campestrini perché non era assolutamente a distanza di sicurezza dalla ripresa del gioco, però è stata salvata dalla rettifica da parte degli arbitri che hanno rettificato il punto di ripartenza dell'azione. Qua una grande penetrazione di Anna Pozzer che non trova fortuna perché colpisce il palo, aveva recuperato Barresi ma c'è un fallo in attacco. Anna Pozzer tutta da sola aveva fatto e l'aveva fatto anche gran bene, non trovando però la rete del nuovo pareggio. Qua Vegna il problema di girarsi, 7 metri e 2 minuti per Marta Pozzer. Prima esclusione del match per le guerriere Malo. O Marta Pozzer che probabilmente aveva i piedi in area. Poi si può discutere magari sulla sanzione accessoria del 2 minuti qua. Gislinberti però nel frattempo riporta Mezzocorona sul più 2. Anna Pozzer, Rodriguez, Barresi. Palla ancora per Anna Pozzer, Rodriguez in 2 su di lei, ben arginata da Vegni e Gislinberti. Ora è Malo a dover offrire una nuova reazione, l'ha offerta invece Mezzocorona dopo essere stata raggiunta sul 17 pari. Anna Pozzer, 7 metri e 2 minuti per Vegni. La spinta di Violetta Vegni sul inserimento di Anna Pozzer costa l'esclusione da 2 minuti, viene mandata in castigo Violetta Vegni, invece viene mandata dalla linea dei 7 metri la Inna a sfidare Nicky Razzica. Para Razzica, non un bel 7 metri questo, quello di la Inna troppo centrale, ben parato però da Razzica che mette a segno un'altra parata, grande protagonista nel avvio di match Nicky Razzica. Poi calata un po' con il passare dei minuti, mentre ora torna a mettere a segno parate importanti. Dalla Valle centralmente va da Campestrini, poi 7 metri conquistato da Betta al 2 minuti, probabilmente è per la in dolorante Betta che in quel impatto con la giocatrice avversaria non ha messo bene gli appoggi sul terreno. Viene portata in panchina Martina Betta che va a sedersi
e viene rilevata da Jessica Lona. E intanto Gislimberti va a sfidare Zambon, che entra nell'occasione del 7 metri per provare a deconcentrare la tiratrice. Così avviene, con il palo colpito da Aurora Gislimberti, e dunque mezzo corona rimane sul più 2, non riesce ad andare di nuovo sul triplice vantaggio la formazione trentina. E ora Malo, che deve manovrare doppia inferiorità numerica. Anna Pozzer, Rodriguez, Barresi fa tutto a lei, non c'è 7 metri che forse poteva anche starci, però pallone recuperato da mezzo corona. Razzica mette a segno un'altra parata, scambiano Gislimberti e Campestrini, e anche qua forse c'era un 7 metri che però non viene dato. Vengono fischiati poco i contatti nei pressi delle due porte. Si continua a giocare ora con Anna Pozzer, Barresi. Qua passaggio errato di Barresi per Anna Pozzer, dunque pallone perso in maniera ingenua dalle guerriere Malo, che intanto hanno recuperato una giocatrice dal punto di vista numerico. Mentre rientra ora Violetta Vegni, dunque superiorità numerica per mezzo corona. Dalla Valle Saranovic con un'autostrada da percorrere. Anna Saranovic mette la quinta, la giocatrice numero 13, mezzo corona di nuovo sul più 3. Ora quota 20 gol segnati in 40 minuti di gioco. Entriamo nell'ultimo terzo di gara con mezzo corona che ristabilisce ciò che aveva costruito nel finale di primo tempo. Mentre è vicino anche il rientro di Marta Pozzer. Eccola di nuovo in campo, capitano di giornata oggi, vista l'assenza di Dalle Fusine. Qua Bernardelle si fa sfuggire il pallone dalle mani, e dunque mezzo corona che recupera ancora il pallone. E ora la palla del più 4. Fatica in attacco la formazione di casa, ma anche proprio nel trovare la via della conclusione a rete, non solamente per meriti di Niki Razzica. A terra Campestrini, riparterà dai 9 la formazione ospite con Vegni, Saranovic, Dalla Valle, Campestrini, ancora Luisa Dalla Valle, si infila tra secondo e terzo, 7 metri conquistato da Luisa Dalla Valle. E altro giro dalla linea per Gislimberti, che nonostante l'errore precedente torna dalla linea, così come torna anche Zambon tra i pali per questa occasione. Gislimberti, ancora un errore, questa volta è tutta di Zambon la parata. Ancora una volta Giulia Zambon a ipnotizzare e a metterci le mani, non solamente grazie ai pali, il 7 metri di Gislimberti, che dunque incappa nel secondo errore consecutivo. Difficilmente la rivedremo anche nella prossima occasione dai 7 metri. Mentre Anna Pozzer scarica per Barresi. Bello servizio per Marta Pozzer, spedisce via corriere un pacco bellissimo e preziosissimo Michaela Barresi per Marta Pozzer, mentre intanto Gislimberti riporta mezzo corona sul più 3, risponde subito però velocemente dopo il gran gol delle guerriere Malo, così come prova ancora velocemente a penetrare Anna Pozzer, 9 metri. Grande giocata di Barresi per Marta Pozzer, che da lì non ha potuto sbagliare. Barresi non controlla e dunque e anche frana al suolo, è un problema alla caviglia Micaela Barresi. Questa non ci voleva per le guerriere Malo, un problema alla caviglia per parte, da una parte Betta, dall'altra parte Barresi.
Dunque Lain torna nel ruolo di terzino destro, mentre manovra Campestrini, forza il tiro dai 9 ma non trova la porta difesa da Diulgherov, e dunque Bernardelle a guidare la transizione. Marta Pozzer scaricherà per una compagna, ecco Bernardelle che ora manovra lei da terzino. Rodriguez scalata per Bijevac, ha problemi a controllare, ancora palla per Rodriguez verso il centro, gran parata di Razzica, ma c'è un 7 metri con annesso 2 minuti per Gislimberti, che già sapeva di andare incontro alla sanzione, se ne stava già andando da sola prima della decisione degli arbitri. Mentre Rodriguez ha qualche problema di crampi, praticamente sempre in campo Sofia Rodriguez alla prima partita con le guerriere Malo, e chiaramente la fatica si può far sentire. Dovrebbe essere il cambio però, perché Rodriguez ha richiesto un intervento medico e dunque deve uscire per 3 attacchi, giocatrice con il numero 31. Però c'è stato 2 minuti per Gislimberti, questo è quello che sta dicendo l'arbitro Sonne Giovannini, che dunque accetta la decisione. Rodriguez dalla linea, rete, segna Sofia Rodriguez. Guerriere Mallo di nuovo sul meno 2, 19esima rete. Nonostante i crampi, Sofia Rodriguez ha voluto caricarsi di questo tiro dei 7 metri. Soprattutto l'ha mandato alle spalle di Razzica. Sfondamento, fa un attacco di Vegni. Rodriguez dall'altra parte, da sola contro Razzica. C'è sicuramente un 7 metri per l'intervento, però non viene fischiato e qua non accetta di buon grado la decisione arbitrale il pala dell'Edda. Intervento abbastanza netto di Dalla Valle, mentre intanto va il tiro Lona che trova la parata di Diulgherova. Savino non ci sta, non si capacita della decisione precedente, però ora le guerriere devono tornare lucide perché hanno la palla del meno 1. Marta Pozzer in qualche modo sembrava aver recuperato dalla spazzatura questo pallone, però poi ha invaso l'area, dunque guerriere che rimangono sotto di 2 reti. Dalla Valle, Campestrini verso il centro da Dalla Valle, ci sono 2 giocatrici del Guerriere Malo, intercetta Marta Pozzer che subisce fallo, aveva invaso l'area Marta Pozzer ma causa di una spinta, e dunque palla ancora buona per le Guerriere Malo. Rodriguez tra prima e seconda, gran parata di Razzica con la palla che viene dopo inglobata da Dalla Valle. Razzica mette a segno un'altra parata in un momento molto importante del match, a tu per tu con Sofia Rodriguez, mentre entra Pavlovic intanto al posto di Vegni. Cambia il pivot Sonia Giovannini, mentre rientra anche Gislimberti della esclusione da 2 minuti. Dalla Valle, palla proprio per Pavlovic appena entrata con il numero 49. Campestrini, Dalla Valle, 7 metri consegnato a mezza corona, in 2 a cercare di contrastare Dalla Valle senza però evitare il 7 metri che viene accordato dagli arbitri a mezza corona. Tornerà Saranovic dalla linea dopo i 2 errori di Gislimberti. Ora Anna Saranovic a sfidare Zambon, questa volta cambia l'esito, mezzo corona torna a segnare il gol del più 3, 22 per mezzo corona, 19 per le guerriere Malo. Squadra è ora di nuovo in parità numerica, entriamo negli ultimi 14 minuti di gara. Anna Pozzer uscita un po' male, Pavlovic dunque libera lo spazio per Barresi che colpisce l'ennesimo palo e mezzo corona già dall'altra parte. Rodriguez prova a tornare su Gislimberti che prova il tiro e commette un'infrazione offensiva, non è contenta la panchina di mezzo corona che voleva almeno il fallo. Palla per le guerriere, Bijevac, scavalcamento, il tiro sul primo palo, Giovanna Bijevac, fa 20 per le guerriere, soprattutto fa meno 2,
intercetta la in, palla persa subito da mezza corona. La in non deve palleggiare, deve scaricare il pallone, c'è un fallo fischiato, Guerriere che subito recuperano il pallone, mezza corona imprecisa e disattenta nella ripresa del gioco, e dunque Guerriere che hanno di nuovo la palla di un altro meno uno, continuano a salire e scendere nello svantaggio le Guerriere di Sabino. Ora in una fase di up dopo alcuni down precedenti. Line dalla destra, Mancina, Barresi, ancora un ennesimo legno colpito da Micaela Barresi, con Rodriguez che poi non riesce a tenere il pallone in campo, e dunque pallone che viene riconsegnato a mezzo corona. Sicuramente non sta girando dalla parte giusta la dea bendata per Micaela Barresi, che colpisce solamente pali in questa fase del match. E mezzo corona ora la palla di nuovo, più tre dalla Valle, Gislimberti, Saranovic, Campestrini, Dallona, Campestrini, Saranovic, schiaccia a terra, non c'è fallo che poteva anche starci, pallone riconsegnato a Malo che ora va di nuovo per il nuovo meno uno. Barresi fa tutto da sola tra primo e secondo, Micaela Barresi trova un pertugio dove sembrava non esserci spazio per passare. Micaela Barresi ora non colpisce più pari, anzi fa centro, il gol del meno uno di Micaela Barresi in un fazzoletto. Time out di Stanio Giovannini, si preannunciano 12 minuti di fuoco al Padeledda con le Guerriere Malo che hanno rimesso nuovamente in piedi per l'ennesima volta una partita che sembrava scivolare dalle mani delle Guerriere da un momento all'altro. Ora mezza corona che chiama il minuto di sospensione, e dunque ci prendiamo una pausa anche noi perché in campo si corre tantissimo e c'è bisogno di respirare. Parte a giocare al Padeledda, pallone in mano a mezza corona che ha chiamato time out poco fa. Anna Pozzer a uomo su Saranovic, dalla Valle, la parata di Dulgherva, non c'è nessun fallo, e dunque Amalo che ora la palla del pari. Rodriguez, Bijevac, tiro, Razzi Capara, pallone per Rodriguez che però invade l'area secondo il direttore di gara. Con poco angolo ha provato il tiro Bijevac, trovando la parata, l'ennesima parata di Niki Razzica, che mette sempre a segno parate importanti quando mezzo corona rischia di tornare a essere ripresa nel punteggio. Quando Malo sta per trovare reti importanti, reti che pesano, Razzica sale sempre in cattedra con un tempismo perfetto. Ancora palla per Pavlovic che viene maltrattata dalla difesa di Malo, 9 metri vicino al passivo ora mezzo corona. Campestrini fa tutto lei, ancora un fallo per mezzo corona. Passivo per le trentine, Campestrini, Gislimberti a spazio, rete di Aurora Gislimberti sul secondo palo, non attenzionata a dovere dalla difesa di Malo, e dunque mezzo corona che torna sul più due. Tutti guardavano verso il centro ma c'era Gislimberti, nemmeno troppo diffidata, anche pronta a ricevere il pallone, pallone che è arrivato alla numero 4 e soprattutto è finito in fondo al sacco. Bijevac, parata ancora di Razzica, e dunque mezzo corona che ora può tornare sull'ennesimo più tre. Campestrini, Lona, ancora dalla Valle, esce Campestrini per far rientrare Girlanda che manca dal match per
da un bel po', ma rientra nella fase più calda di questo incontro Emma Girlanda. Dalla Valle c'è un contatto, non c'è difesa in area, non c'è nulla, c'è la rimessa in gioco da fondo campo per Dulgarova. Esce Bijevac che dall'ala non ha fatto molto bene al tiro e dunque rientra Bernardelle. Ultimi 10 minuti del match, mezzo corona avanti di due reti, ma è ancora lunghissima. Rodriguez, palla per Bernardelle, appena rientrata a far parte della partita Anna Pozzer. Rodriguez si posiziona, Barresi a confondere le idee, ma confondere le idee proprio a Sofia Rodriguez, la compagna di squadra di corsa, mezzo corona dall'altra parte. Girlanda, gol di mezzo corona, di nuovo sul più 3, lo ha cercato e lo ha trovato dopo aver insistito molto la formazione ospite. Il nuovo più 3 quando ora mancano però solo 9 minuti al termine del match. Rodrigo Savino chiama timeout. Timeout chiamato da Rodrigo Sabino, con mezzo corona che ha ripreso campo e ha ripreso a segnare reti che l'hanno riportata sopra di 3 reti quando mancano meno di 9 minuti al termine del match. Ora le guerriere hanno bisogno di ritornare, di rientrare per l'ennesima volta a contatto nel punteggio. Lo farà cercando di parlare con le proprie ragazze Rodrigo Sabino in questo minuto di sospensione. Di nuovo in campo le squadre, pallone nelle mani delle guerriere Malo che devono ritrovare gol per tornare a contatto nel punteggio, punteggio che si è impreziosito per mezzo corona nelle ultime fasi del match. Rodriguez, Anna Pozzer, ancora Rodriguez, Bernardelle, palla per Rodriguez, rischia i passi Bernardelle, si continua a giocare la in uno contro uno, palla per Anna Pozzer che riesce a trovare la rete numero 22 per le guerriere Malo. Per un attimo voleva andare da una compagna, c'è da ripetere sicuramente questa rimessa in gioco, voleva andare da una compagna Anna Pozzer, ma poi ha visto che poteva anche andare a fare tutto da sola e ha avuto ragione numero 17 di Malo. Accelera Saranovic, Girlanda, dalla Valle in angolo da Gislimberti. Girlanda, uno contro uno con Barresi, vada dalla Valle e due minuti per Sofia Rodriguez che non è di certo d'accordo con la decisione arbitrale. E questa sanzione arriva in un momento cruciale per le guerriere Malo che ora devono recuperare con poco tempo a disposizione, soprattutto in inferiorità numerica. Dall'altro canto mezzo corona, una grande opportunità per andare a mettere a segno le reti che potrebbero chiudere il match qua. Vegni non raccoglie, però mezzo corona è fortunato perché ritrova il contatto con il pallone. Sotto passivo Girlanda, dalla Valle centralmente, dalla Valle, parata di Dulgarova, non c'è fallo, l'aveva reclamato dalla Valle, non è stato fischiato dagli arbitri. E ora Malo che da un lato deve far trascorrere un po' di tempo per tornare in parità numerica, ma dall'altro deve trovare i gol per tornare a contatto nel punteggio. Vediamo come la gestiscono la palla in questa occasione le ragazze di Sabino. Sicuramente non c'è il pivot perché Marta Pozzer si è spostata sull'ala destra causa l'inferiorità numerica. Barresi prende velocità ma sbaglia il pallone per Anna Pozzer, brutto passaggio di Micaela Barresi,
e dunque mezzo corona con calma al piccolo trotto per andare a ritrovare di nuovo la palla e il gol soprattutto del più 3. Si muove Vegne sulla linea ma è troppo presto, si continua a manovrare Campestrini, Girlanda, Saranovic ancora dal centro da Girlanda che imposta lo schema offensivo. Campestrini, scarico per Gislimberti, tiro di Gislimberti parato da Diulgerova, leggero il contatto, non meritevole di un 7 metri secondo gli arbitri. E Malo che ha di nuovo la palla per tornare sul meno 1. Sempre in inferiorità numerica la formazione vestita di blu. Barresi, uno contro uno con Gislimberti, Anna Pozzer, Lain prende velocità ma perde anche il contatto con il pallone, era sicuramente una finta questa, mentre è entrata Rodriguez dall'esclusione temporanea, tutta sola Gislimberti, rete di mezzo corona, di nuovo su più 3, Gislimberti rimane a terra, si potrebbe anche fermare il gioco in questa occasione perché questo è un chiaro svantaggio per mezzo corona. Bijevac, no scusate, Bernardelle sul secondo palo, rete di Chiara Bernardelle, non è d'accordo mezzo corona e ha, posso dire, anche le sue ragioni la formazione ospite perché Gislimberti era ferma a terra senza possibilità di ritornare in difesa, l'ha fatto ora ma con molto ritardo. Fatto sta che le guerriere ora sono di nuovo sul meno 2, mezzo corona cala palla del nuovo più 3, infrazione in attacco di Girlanda, passi commessi da Emma Girlanda, dunque le guerriere che hanno di nuovo la palla del meno 1 quando entriamo negli ultimi 5 minuti del match. Fase caldissima, si percepisce una tensione molto molto alta in campo e anche sugli spalti questi ultimi 5 minuti. Squadre ora in parità numerica, Rodriguez, Anna Pozzer, Marta Pozzer, ancora Rodriguez, prende velocità Barresi, fa tutto da sola Barresi, rete e 2 minuti e ora gira la partita perché Vegni deve tornare a sedersi in panchina, mentre gol di Barresi, ora Malo che ha una grande opportunità per rimettere in piedi la gara, il tempo però sta continuando a scorrere, non è praticamente stato interrotto il tempo, sono trascorsi una decina di secondi. Mezzo corona con la palla del nuovo più 2, ora in inferiorità numerica però. Girlanda, Campestrini rischia la persa, poi la ritrova e trova un fallo che salva la manovra offensiva di mezzo corona. Girlanda fa tutto da sola, parata di Duigarova, Lain è da sola dall'altra parte, rientra dalla valle a cercare di arginare Lain che trova il gol del pari, esplode il paradeletta di Malo per il nuovo pareggio delle guerriere. Malo chiama timeout Sonia Giovannini, timeout di Sonia Giovannini in un momento cruciale del match. Chiama l'ultimo timeout a propria disposizione il tecnico ospite, le guerriere Malo con un colpo di coda hanno rimesso in piedi una partita che sembrava scivolare via negli ultimi minuti. Mezzo corona che ha calato la propria efficacia offensiva, è andata al tiro però con tiri spesso prevedibili e ben parati da un'attenta di Ulgerova. Ora guerriere Malo e mezzo corona entrano negli ultimi 3 minuti e mezzo di questa partita, una partita dal peso specifico enorme per entrambe le squadre, mezzo corona per non scivolare o meglio rimanere al penultimo posto però non farsi agganciare da Malo, mentre Malo che vuole abbandonare e allontanarsi dal baratro dell'ultima posizione. Mancano ancora 10 giornate, più di 10 giornate di campionato, ma questa è una sfida che mette in palio punti pesantissimi in ottica salvezza. Squadra di nuovo in campo, Sabino che ha ancora un cartellino del timeout in mano e che molto probabilmente chiamerà sicuramente nei prossimi minuti. Vedremo quando deciderà il tecnico argentino di sospendere il gioco, sicuramente non può farlo adesso perché manovra mezzo corona. Dalla Valle, tiro di Dalla Valle, buca di Ulgerova sul secondo palo, Luisa Dalla Valle, mezzo corona torna avanti.
3 minuti al termine. Anna Pozzer, Barresi, la in è tutta sola, sull'ala destra colpisce il palo, però Bernardelli riprende il pallone tra le mani. Rodriguez ci atterra dalla valle, la in, rete, secondo palo ancora vincente, ancora una volta Giovannini si lamenta però perché gli arbitri non abbiano fermato il gioco, perché c'era dalla valle claudicante, stavolta però sembra un po' meno evidente rispetto quanto accaduto prima, perché Malo era effettivamente comunque in attacco e stava per andare al tiro, dunque difficile sospendere il gioco in quella occasione. Campestrini, siamo di nuovo pari ora, Girlanda dalla valle, 2 minuti e 15, Campestrini, Gislimberti rischia lo sfondo, Gislimberti colpisce il palo e dunque ora Malo può andare avanti. Gislimberti è fuori posizione, prova a correre la formazione di Sabino, c'è un buco centralmente, Rodriguez lo mette dentro, rete! Rete delle Guerriere Malo, avanti, quando mancano 2 minuti al termine di questo match, è rimasta fuori Gislimberti, si è creata una voragine nella difesa di Mezzocorona che ora attacca per il pari e rischia lo sfondo, non è d'accordo la coppia arbitrale, frastuono incredibile al Palà dell'Edda per disturbare questo attacco di Mezzocorona. Campestrini, la parata di Dulgarova e non c'è fallo, c'è l'interruzione del gioco perché Campestrini è rimasta a terra. Guerriere Malo ora con la palla in mano ed è una palla pesantissima questa, perché sicuramente non ci sarà una conclusione affrettata per la formazione di casa e Sabino ha anche un time out da spendere, vedremo se lo farà in questa circostanza. Barresi, Sabino con il cartellino del time out in mano, Malo che cerca un gol a dir poco importante. Barresi, centralmente Barresi, rete di Micaela Barresi, esplode ancora una volta il palo dell'Edda. Malo sul più 2, ultimi 60 secondi, ora devono difendere ragazzi Sabino e Mezzocorona fallisce davanti a Dulgarova. Malo che ora vede vicinissima la prima vittoria stagionale, 40 secondi al termine, più 2 per Malo che deve però anche provare magari a mettere qualche gol in più in cascina per il discorso differenza reti. Barresi recupera palla a Gislimberti mentre proprio stava per chiamare time out Rodrigo Sabino. Mezzocorona che ora corre a 20 secondi per fare 2 gol. Girlanda difende Malo, Saranovic, palla per Campestrini che non aggancia, deve tirare però Mezzocorona per sperare. Campestrini deve far fallo invece mezzo Malo, palla per Dalla Valle, rete sul primo palo, ma non c'è più tempo, vince Malo 28 a 27, esplode tutto il Palà dell'Edda, esplodono le ragazze di casa che mettono in cascina la prima vittoria stagionale, lo fanno ribaltando nel finale una partita che Mezzocorona ha condotto praticamente per tutto il match. Grande tenacia delle Guerriere Malo, merito però anche a Mezzocorona per aver condotto questo match per gran parte della gara, sarebbe potuto essere qualsiasi risultato in questo match. Malo ha avuto il merito di trovare le reti quando il pallone scottava, Mezzocorona che invece si è inceppato sul più bello e dunque Malo che ora festeggia la prima vittoria sul campo stagionale. Malo che aggancia a quota 4 punti proprio Mezzocorona, sa di liberazione questa vittoria, una vittoria cercata, una vittoria sfiorata in più di qualche occasione. Ora Malo mette in cascina i primi 2 punti, si porta a quota 4 punti, vedremo se ora girerà la stagione dopo questo evento super positivo per le Guerriere Malo. Mezzocorona che rifletterà sui propri errori, ma che sicuramente ha dimostrato di essere una squadra che può benissimo starci in questa Serie A beretta femminile. Ribadiamo in chiusura il risultato che premia le Guerriere Malo, che vincono 28 a 27 contro Mezzocorona. Da Alberto Braioni è tutto, un saluto, una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Eleven Sports.